Superbonus del 110% ed installazione di un nuovo ascensore all'interno di un condominio. La domanda è questa: è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%, quindi il superbonus, per installare un nuovo ascensore all'interno di un condominio? La risposta è sì, purché venga realizzato come intervento trainato da agganciare ad uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Ricordiamo che per accedere al super bonus del 110% per riqualificazione energetica degli edifici è necessario innanzitutto eseguire almeno uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa. Gli interventi trainanti sono l'installazione di un cappotto di isolamento termico su almeno il 25% della superficie esterna, quindi dell'involucro esterno, sia sulle pareti che sulla copertura, oppure la sostituzione dell'impianto termico. A questi interventi trainanti si possono poi agganciare tutta una serie di interventi trainati, come per esempio la sostituzione degli infissi finestre, piuttosto che l'installazione di un impianto fotovoltaico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e così via. Appunto, come in qualità di intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di un nuovo ascensore si può configurare come intervento trainato da agganciare appunto un intervento trainante e beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%. Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate recentemente, con la risposta 455 del 5 luglio 2021, ha risposto alle domande in merito poste da un privato cittadino, il quale ha praticamente posto questa domanda. La questione era: condominio costituito da quattro unità abitative residenziali. Si esegue su questo condominio un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica consistente nell'installazione di un cappotto di isolamento termico delle pareti esterne come intervento trainante. Si vuole sostituire, installare anche un nuovo ascensore come intervento trainato. La domanda all'Agenzia delle Entrate è: questo intervento può essere portato in detrazione al 110%, le spese sostenute per questo intervento? Vediamo come ha risposto l'Agenzia delle Entrate. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. In pratica l'Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera molto semplice. Ha innanzitutto ricordato quello che era stato già stabilito dalla circolare precedente, la circolare 19 del 2020, in cui si prevedeva che per i condomini, nell'ambito di un intervento di riqualificazione energetica, potessero essere portate in detrazione fiscale anche al 110% anche tutta una serie di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quali erano questi interventi? Per esempio la sostituzione delle finiture, come finiture intese come pavimenti piuttosto che porte, infissi, eccetera. Il rifacimento o l'adeguamento degli impianti tecnologici, come ad esempio i servizi igienico-sanitari, gli impianti elettrici, l'impianto del citofono e molto altro. Oppure ancora l'adeguamento, la sostituzione o la nuova installazione di scale ed ascensori, e ancora l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala. Quindi tutti questi interventi, poiché si configurano come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, si possono configurare, si possono considerare come interventi trainati da agganciare a un intervento trainante di riqualificazione energetica ed essere portati in detrazione del 110%. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha anche stabilito che non è necessaria la presenza all'interno del condominio di persone con più di 65 anni, ma tutti quanti i condomini che hanno sostenuto le spese possono portarsi in detrazione il 110% delle spese sostenute, ovviamente ripartite in base ai millesimi di proprietà. Il tetto massimo di spesa in questo caso è di 96.000 euro, per cui la detrazione del 110% equivale ad un limite massimo detraibile di 105.600 euro di spesa. Ma quando devono essere eseguite le spese? Importante, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in questo caso l'intervento
di installazione del nuovo ascensore, così come tutti gli interventi trainati, devono essere, le spese devono essere eseguite nell'arco temporale che va dall'inizio dei lavori trainanti al fine lavori trainanti. Questo che cosa significa? Questo significa che quando si esegue un intervento di questo tipo, consistente nell'installazione di un cappotto di isolamento termico e nell'installazione di un nuovo ascensore, allora l'arco temporale valido per l'installazione del cappotto di isolamento termico, quindi per l'intervento trainante, è quello previsto dalla normativa, che attualmente per i condomini prevede che possano andare in detrazione tutti gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022, con almeno il 60% dei lavori ultimati entro il 30 giugno 2022. Gli interventi trainati, le spese relative agli interventi trainati devono essere eseguite nell'arco temporale compreso tra l'inizio lavori trainanti, fine lavori trainanti. Questo è l'arco temporale in cui devono essere compiuti. Ovviamente si può decidere di optare, di beneficiare degli incentivi statali previsti dal Superbonus, anche non per mezzo delle detrazioni fiscali del 110%, ma attraverso il meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito relativa alle spese sostenute, laddove sia possibile ed effettuabile. Ecco, questo credo che sia stata una precisazione molto importante, perché ha stabilito una volta per tutte che l'installazione di un nuovo ascensore in un condominio è possibile e detraibile del 110% se agganciato a un intervento trainante. L'intervento deve essere eseguito nell'arco di tempo che va dall'inizio a fine lavori dell'intervento trainante. Questa è una precisazione molto importante. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace. Se hai dei commenti, postali qui sotto, ti risponderò nel più breve tempo possibile. Iscriviti al mio canale YouTube e seguimi sulla pagina Facebook.